Mister Lenzi, oggi in sostituzione di Giacobbe sulla panchina della San Margheritese, 5-0, tutto facile, una partita iniziata subito in discesa con un gol dopo 30 secondi, poi hanno segnato anche i ragazzi che hai messo dentro. Sì, è stata una settimana un po' complicata per via di un po' di imprevisti, che è col Covid che ha colpito la squadra, però ci siamo allenati bene, i ragazzi hanno affrontato e approcciato la partita benissimo, l'abbiamo sbloccata immediatamente e non abbiamo avuto cali di tensione e l'abbiamo chiusa, direi già al 46esimo, che era un 3-0. Sono contento perché tutta la squadra ha dato la risposta in un momento di difficoltà importante, hanno segnato dei ragazzi al primo gol stagionale, quindi doppietta di Guarella, gol di Pizzoni e anche Sacco, tutti alla prima marcatura stagionale, dimostrano che il lavoro fatto da inizio anno, la partecipazione di tutto il gruppo consente di ottenere risultati importanti. Vedere tutta la rosa anche in un momento di difficoltà che dà questa risposta, penso che sia la soddisfazione più grande della società e di tutto lo staff. Come vedi il campionato, soprattutto nella parte di vertice? Penso che sia una corsa a 4 ormai, deve ancora giocare al Don Bosco, ora non so com'è finita con Forza Coraggio, mancano 7 partite, per qualcuno 8. Penso che ormai sono tutte decisive, si dice tutte finali in queste occasioni. Bisogna sbagliare il meno possibile, bisogna sempre giocare al massimo, chi sbaglierà meno vincerà il campionato. Sicuramente tutte e 4 meritiamo di stare lì, tutte meritano di vincere magari questo campionato. Vedremo ora, quando i punti sono veramente pesanti, chi avrà la meglio.